Un sasso. Una pianta. Dopo un po' di tempo il sasso è rimasto sasso. La pianta si è trasformata in un albero. Ciò è avvenuto perché l'albero vive. Per vivere, l'albero ha bisogno di mangiare, cioè di procurarsi il cibo. L'albero si procura il cibo attraverso le radici e con le foglie mangia la luce del sole, grazie ad un processo chiamato fotosintesi. Anche l'uomo per vivere deve procurarsi il cibo, ma a differenza dell'albero non ha radici né foglie, ma occhi per vedere il negozio del macellaio e gambe per attraversare la strada, la bocca per comunicare, le mani per prendere, orecchie per sentire e mani per pagare. Le mani per accendere il fuoco, per tagliare il pane, le mani per impugnare le posate e la bocca per mangiare. E un discreto cervello per coordinare e controllare tutte queste attività, oltre ovviamente per farsi venire le idee, perché i soldi mica nascono per terra come gli alberi, eh? Hai visto quante volte Leo ha usato la mano? Per pagare la bistecca, per prenderla, per tagliare il pane, per accendere il fornello. Ciò è possibile perché l'uomo ha la mano con le dita prensili e il pollice opponibile. Pollice opponibile vuol dire che il pollice può toccare la punta delle altre dita. Il pollice opponibile è necessario per avere una buona presa sugli oggetti. Prova a raccogliere un foglio da terra senza usare il pollice, o a muovere il mouse del computer senza usare il pollice. Vedrai quanto è più difficile. Per la miseria! Siamo arrivati ad un limite invalicabile della tecnologia! Grazie al pollice opponibile, la mano dell'uomo è in grado di prendere le cose con delicatezza e precisione o impugnare con forza. Visto che Ganzo è il pollice opponibile, tu non ce l'hai mica. Il pollice opponibile sembra una cosetta da niente, ma senza di esso l'uomo non avrebbe mai potuto fabbricare utensili. Tanto, tanto tempo fa, sulla Terra non esistevano case, né macellai, né strade, né finestre, né fornelli e tantomeno pollici opponibili. In quel tempo tanto lontano, viveva sulla Terra un animaletto il cui nome era Dente del Mattino. Naso lungo per odorare meglio, udito finissimo, ma vista deboluccia. Sulla Terra regnavano incontrastati i dinosauri e Dente del Mattino, per evitare spiacevoli incontri, viveva appartato nelle foreste. Si nutriva di piccoli insetti che cacciava di notte grazie al suo finissimo odorato. Vivendo tra gli alberi, ad alcuni di quei curiosi animaletti deve essere venuta la voglia di arrampicarsi sui tronchi per seguire il cibo e magari aggiungere alla propria dieta i succulenti e invitanti frutti che crescevano tra i rami. Ovviamente mettersi a vivere in un nuovo ambiente comporta dei cambiamenti. Per esempio, secondo te, per scorrazzare tutto il giorno tra i rami, è necessario un buon odorato oppure una buona vista? Bravo! Metti i nuovi occhi a Dente del Mattino e vedrai cosa succede. Il muso si è accorciato perché il nostro amico non ha più bisogno di un olfatto sopraffino. Ehi, Bernie! Hai visto che occhio? Siamo arrivati al limite invalicabile della tecnologia! E che tipo di mani bisogna aggiungere? Perché senza una sostanziale modificazione della mano, la vita tra gli alberi non sarebbe stata possibile. Senza dita prensili e pollice opponibile, la presa sarebbe stata precaria e l'equilibrio instabile. Fu così che le dita prensili e il pollice opponibile fecero la loro comparsa sulla Terra. E quando lo scimmione si spinse nella savana, si ritrovò tra le mani, mi si scusi il bisticcio, una mano adatta ad impugnare oggetti. Ed in seguito a fabbricare utensili ed attrezzi. Ah, dimenticavo! Dente del Mattino fu il primo mammifero e da lui discendono tutti i mammiferi che abitano sulla Terra. Anche noi discendiamo da quella creatura simile ad un grosso topo. Visto che differenza tra lui e noi? Il cambiamento è avvenuto grazie ad un processo chiamato evoluzione della specie. In questo caso si tratta della specie dei mammiferi. Se la vita comparve sulla Terra una sola volta 4 miliardi di anni fa, a noi più o meno,
vuol dire che gli esseri viventi sono tutti in parentela. Cosa? Io parente di quello! No. Si prenda una parola. Piccoli cambiamenti di lettere portano a parole di senso diverso. Così è avvenuto per gli esseri viventi. Piccole modificazioni, accumulatesi in lunghissimi periodi di tempo, hanno portato a creature molto diverse tra loro. Questo processo viene definito evoluzione. Perché avviene il cambiamento? Se piove e tu indossi l'impermeabile, significa che ti sei adattato al cambiamento climatico. Dunque, i cambiamenti sono adattamenti alle modificazioni che si verificano nell'ambiente esterno.